capoli inclito santo dell'alma Padova, tutela e vanto, benigno guarda, mi prono ai tuoi piedi, oh Sant'Antonio, prega per me. Benigno guarda, mi prono ai tuoi piedi, oh Sant'Antonio, prega per me. Col vecchio e il giovane a te sembiene. Spirito Santo, amo.
Signore Padre Santo, benedici questo fuoco. Diventi questo fuoco segno della nostra fede e del tuo amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sant'Antonio, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Santi Simone e Giuda, prega per noi. San Nicola, prega per noi. San Luca Casale, prega per noi. San Michele, prega per noi. San Silvestro, prega per noi. San Filippo, prega per noi. San Felice, prega per noi. San Nicola, prega per noi. Santi tutti di Dio, prega per noi. Nel nome del Signore procediamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ora, durante il canto con il tamburo, procediamo con Sant'Antonio verso la Basilica, davanti la confraternita, il sacerdote, il santo e dietro il popolo. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada del suo regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Popolo in cammino, senza in te la guida, sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Facciamo l'inno a Sant'Antonio. Sì. Oh, dei miracoli, della tua l'oceano si lascia sempre risplendendo nove morti pericoli fuggono per te, o Sant'Antonio prega per me. Morti pericoli fuggono per te, o Sant'Antonio. O santo dei miracoli, purità consiglio, per questo vostro figlio pregate voi per me, per questo vostro figlio pregate.
cielo beato, Dio è la corona, la vostra mano buona mi aiuta a aver pietà. Per essere custoditi e amati dalla Madre Chiesa.
ed è bello, abbiamo fatto un po' di strada insieme con lui. Adesso ci rivedremo domani con la messa alle 11, con la benedizione dei bambini nella chiesa dei Santi Simone e Giuda, poi qui la sera per la benedizione del pane con la messa solenne. Il Signore sia con noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. Perché il Signore sta facendo vedere belle cose in questa comunità.
mi sta facendo fare belle esperienze in queste città di Nicosia, quasi quasi il mio cuore già lo vedo sazio, contento. Certo, bisogna lavorare ancora tanto, bisogna che ci avviciniamo al Signore non solo quando ci sono le grandi feste, non solo quando ci sono le grandi tradizioni, quando dobbiamo, ecco, partecipare come confratelli, ma è bello vedere la messa piena anche la domenica. Lì si vede veramente la fede, lì si inizia a sondare il nostro cuore se è nella verità. Allora questo desidero veramente, chiedo l'intercessione di Sant'Antonio, perché possa guidare Sant'Antonio, possa guidare tutti a riscoprire la domenica come il giorno del Signore, a non mancare mai all'appuntamento domenicale, perché la nostra fede sia vera, provata, concreta, perché possiamo dare tutti testimonianza di fede. Anche in questo, tantissimi di voi qui presenti, tantissimi frequentate la messa domenica, e per questo ringrazio il Signore. E allora chi frequenta la messa domenica, non vi scoraggiate mai, siate risoluti in questo proposito, non mancate mai la messa domenica, non ve la fate rubare da nessuno, perché vedete oggi ce la vogliono rubare la domenica. La domenica non è un giorno di vacanza, nel senso che non si va a messa, è un giorno di riposo perché ce l'ha donato il Signore, ricordiamocelo questo, che la domenica viene dal giorno in cui il Signore dice riposati, pensa per te, non sei fatto solo per lavorare, perché se pensi solo al lavoro impazzisci, perché l'uomo non è fatto solo per lavorare, è fatto anche per riposarsi, per farsi diventare tutto quello che durante la settimana ha vissuto, attraverso il riposo, la preghiera, di riscoprire la domenica come giorno di riposo, fratelli, è importante questo. Ricordatelo che noi cristiani abbiamo la domenica non per fare altro, per lavorare ancora di più. Non ci è stato dato per accumulare ancora di più con la nostra fatica, ci è stato dato per riposarci e per lodare il Signore. E quando si viene a messa, quello è ringraziare il Signore per i benefici che gli ha fatto durante tutta la settimana. E allora io come parroco ringrazio Dio veramente, che mi fa vedere questa meraviglia di basilica piena, mi fa vedere tutte le confraternite qua riunite, sono veramente contento. Sono fiducioso in ognuno di voi, veramente. Sono sicuro che il Signore ci darà piano piano negli anni di sperimentare cose belle, di sperimentare la sua presenza, di camminare e crescere nell'amore di Dio, come una comunità unita, forte, una comunità che sa testimoniare la fede, che non perde la bellezza delle proprie tradizioni, perché le nostre tradizioni non le dobbiamo perdere, non le possiamo perdere, ce le hanno consegnate e le dobbiamo portare avanti, mantenendole così com'erano, con la sincerità della porta. Che vedete, una cosa poi non funziona quando perde la sincerità dell'origine. Le nostre tradizioni belle ce le hanno consegnate, tutti questi segni che avete vengono da una saggezza, da un'esperienza, da una fede provata. Gli abiti che voi portate con contratti vengono da una tradizione meravigliosa. Noi abbiamo questa responsabilità di portarle avanti, ma con sincerità, senza tradire la sincerità o i valori che hanno trasmesso i nostri abiti nel passato. E io sono sicuro che poiché ci siete tante persone di buona volontà, li porteremo avanti bene e sapremo dare una bella testimonianza di fede, di una Nicosia che sa lodare il suo Signore, che sa amare il suo Signore. E chiediamo stasera l'intercessione di Sant'Antonio perché ci faccia scoprire i valori veri della fede, della cristianità, e a tutti noi che siamo qui presenti ci faccia riscoprire la bellezza della domenica come giorno del Signore, come giorno di preghiera, come giorno in cui dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre, tanto grazie per questi giorni di saluto. Questa sera la Quarta Tecnica porta avanti 152 anni di difficile di Sant'Antonio.
l'ultimo libro che ha fatto parlare. Grazie per la tradizione. Grazie Mariano per essere venuto per questo esempio, per due o tre sere per l'adorazione. Grazie a tutti i confratelli di Santa Maria e San Michele che ogni anno ci supportano e noi lo supportiamo anche loro. Dobbiamo stare sempre uniti, come ha detto il Padre Pietro. Poi grazie a tutti voi che siete presenti, poi a fine della messa ritorneremo alla chiesetta di Santa Maria. Questa sera il confratelli darà un debito, diciamo un debito, con la signora Pina Campione. Pina, per favore, puoi venire. È un debito, una promessa per i miracoli di San Antonio. Io mi sento miracolato e anche qualche altro si sente miracolato. Come ogni anno la ditta Sindicato Carmelo ci offre dei ritratti di Sant'Antonino, uno come era stato promesso, te lo puoi prendere lì davanti. Vabbè, lo prendi ora, lo prendi dopo. Era una promessa fatta a tempo, non questa sera, ma era stata fatta a tempo. Sei contento? Grazie. Grazie a tutti, ringraziamenti abbiamo fatto, certamente Sant'Antonio faceva che un santo tanto Pina, lo ringrazio in speciale per quello che mi ha fatto, signore pure, ora la compratendita pure, per i doni che fa, ora se venite a messa la domenica, lo ringrazio di meglio che mi fa un altro miracolo. Grazie.